Troppo caro, è troppo caro, lei costa troppo. Quante volte ti hanno fatto un'obiezione del genere? Io ti voglio proporre ben 9 modi diversi per superare questa obiezione. Ce ne saranno alcuni che non condividerai affatto, che non sentirai tuoi, ed è giusto che sia così, non sono adatti. Ma se su 9 possibilità ne trovi una che ritieni sia quella giusta, adottala, impara la memoria, rendila naturale, allenati e sii spontaneo. Ok, partiamo dalla prima. È troppo caro? O troppo caro è un'obiezione generica, come si fa a rispondere in un modo specifico? E quindi una buona risposta potrebbe essere fare una domanda. È una domanda, io qua il mio prospetto con cui mi aiuto, tipo rispetto a cosa lei valuta questa proposta non interessante, signor Rossi? Se non sai nemmeno rispetto a cosa, come fai a superare l'obiezione? Non accontentarti di una risposta astratta. Se il cliente ti dice, ma altrove mi offrono un servizio migliore, chiedi, interessante, mi aiuti a capire meglio in che senso un servizio migliore, in che cosa sono più bravi, in che cosa lo sono meno. Un'altra possibilità, e questa è la seconda, invece è un po' diversa dalla prima. Il cliente ti dice che è troppo caro e tu gli rispondi, è assolutamente vero. Come mai secondo lei sembra così costoso? È assolutamente vero, mai andare in contraddizione. Come mai secondo lei sembra così costoso? Costoso è diverso da caro, caro è un aggettivo negativo, costoso dipende. A quel punto il cliente ha solo due possibilità. La prima è, me lo dica lei, benissimo, ti ha dato il permesso di parlare dei tuoi benefici. La seconda invece, se hai fatto un buon lavoro, magari è lui che ripete i benefici che sono emersi durante la trattativa. In entrambi i casi il discorso va avanti e non si ferma di fronte all'obiezione troppo caro. Un terzo modo, il numero 3, beh, è troppo caro, potrebbe essere anche un'obiezione non vera. Magari ha già un consulente di fiducia, non te lo vuole dire e quindi si aggrappa al prezzo. Per capire se l'obiezione è vera oppure no, la terza possibilità è, mi sta dicendo che se il prezzo fosse leggermente più basso sarebbe seriamente interessato? Se ti risponde sì subito, ok. Magari puoi arrotondare il prezzo, puoi fare un leggero sconto. Se invece non ti risponde sì subito, ti dirà qualcos'altro. Hai scoperto la verità. L'obiezione non era il prezzo. Ti prego di notare come le parole non siano casuali. Mi sta dicendo che se il prezzo fosse leggermente più basso, non creiamo aspettative che poi si ritorcono contro di noi. Una quarta possibilità è, mi sta dicendo che se abbassassimo un pochino il prezzo potremmo definire il nostro accordo? Questa è una bellissima domanda dal mio punto di vista. Cioè se io ti vengo incontro e ti abbasso leggermente il prezzo, poi non è che mi dici ci devo pensare, definiamo l'accordo, firmiamola, chiudiamo qua, vero? Chiudiamo la vendita, giusto? La quinta possibilità la chiamo stupore. L'ho chiamata così per un motivo. È troppo caro, come dicevamo prima, è un'obiezione molto generica. Non puoi dare una risposta specifica. E quindi uno dei modi più semplici, se ti piacciono le cose semplici, di rispondere a questa obiezione è mostrare un'espressione di stupore, come se mai nessuno ti avesse fatto questa obiezione, e ripetere l'obiezione del cliente. Troppo caro, signor Rossi. Ora è lui che deve parlare, ora è lui che deve specificare la sua obiezione. Se ti sembra una cosa sciocca, beh, ci sono persone che ripetendo semplicemente con un'espressione un po' stupita l'obiezione del cliente riescono a superare la maggior parte delle obiezioni. Questa la puoi applicare con tante obiezioni, ad esempio ci devo pensare. Ci deve pensare, signor Rossi? Ne devo parlare col mio socio. Ne deve parlare col suo socio, signor Rossi? Se ti piace, adottala. Questa è la più semplice in assoluto. Un'altra possibilità l'ho chiamata abbiamo scelto la qualità. Il cliente dice troppo caro e tu gli rispondi signor Rossi, l'azienda che rappresento doveva scegliere fra risparmiare il più possibile proponendo qualcosa di appena decente oppure proporre qualcosa di assoluta qualità. Allora ci siamo messi nei panni del cliente e come immaginerà abbiamo scelto di proporre qualcosa di ottima qualità. In caso contrario, chi si sarebbe fidato di noi? Dopodiché, stai zitto. Stai provando a superare un'obiezione
Ora la palla è nel suo campo, ora è lui che deve dire qualcosa. Un'altra possibilità, invece, è quella che io nei miei seminari chiamo la grande verità. Il cliente ti dice, è troppo caro, e tu gli rispondi, è giusto essere attenti ai costi, signor Rossi. Tuttavia esiste una grande verità, facilmente condivisibile, che dice che le cose di valore non possono essere a buon mercato e che le cose a buon mercato non possono essere di valore. E lei giustamente vuole qualcosa su cui poter fare affidamento, vero? Questa risposta è una risposta molto persuasiva perché esprime due grandi ovvietà. Le cose di valore non possono essere a buon mercato, e questo è ovvio, esattamente come le cose a buon mercato non possono essere di valore. L'inconscio del cliente sta dicendo sì, è vero, sì, è vero, sì, è vero. E quindi aumentano le probabilità che anche alla domanda finale, e lei invece giustamente vuole qualcosa su cui poter fare affidamento, vero? Aumentano le probabilità che il cliente dica effettivamente sì. Questa è psicologia della vendita e spero che ti piaccia. Un'altra possibilità è quella che io invece chiamo scusarsi per sempre. Il cliente ti dice che è troppo caro e tu gli rispondi, signor Rossi, alcuni anni fa abbiamo fatto una scelta precisa. Abbiamo deciso che sarebbe stato più corretto parlare una sola volta del nostro prezzo, invece che scusarci spesso della scarsa qualità di ciò che proponiamo. E immagino che lei apprezzi la nostra serietà. Dico bene? Anche questa può essere una risposta convincente. E poi c'è l'ultima. L'ultima è una delle mie preferite. Per un motivo, il prezzo non esiste. Non esiste nessuno che ragiona unicamente in base al prezzo. E anche se ti dicono che è così, è una bugia che magari raccontano anche a se stessi. L'ultima opzione per rispondere all'obiezione troppo caro, io la chiamo la regola del sottocosto. Il cliente ti dice è troppo caro e tu gli dici, signor Rossi, è giusto essere attenti ai costi, tuttavia ragioniamo insieme. Lei andrebbe con fiducia da un dentista che le costa solo 10 euro a visita? Comprerebbe sempre abiti usati? Mangerebbe sempre in un fast food? Probabilmente no. A volte magari lo abbiamo anche fatto, ma non sempre. Quello che voglio dire è questo, signor Rossi, nel suo interesse di oggi e di domani, valutare anche altri aspetti, oltre al prezzo, è fondamentale. Non crede? Anche questo è un modo estremamente persuasivo. Per un motivo, sto dicendo una serie di ovvietà. Andrebbe con fiducia da un dentista che le costa meno di 10 euro a visita? Comprerebbe sempre abiti usati? Intanto che faccio queste domande, l'inconscio del cliente non può che dire no, magari qualche volta l'ho fatto di comprare abiti usati, magari qualche volta sono andato a mangiare in un fast food, ma non sempre. Signor Rossi, nel suo interesse di oggi e di domani, valutare anche altri aspetti oltre al prezzo è fondamentale, non crede? Questa è la scienza della vendita, queste sono le buone pratiche, le best practice. Devi solo scegliere quella che più si adatta al tuo stile e alla tua attività. E magari personalizzarla con parole che ti vengono spontanee. Io sono Emanuele Maria Sacchi. Buon lavoro!